scuole. Gli azzurri hanno patito anche nel confronto con la Romania, un'altra grande, sicura protagonista del prossimo appuntamento mondiale. Oggi l'Unione Sovietica, ora Tatiana Lissenko alla trave. Due test giunte a breve scadenza l'uno dall'altro, comunque molto utili per le ginnaste azzurre. E fra queste sette, Rotta, Falzarano, Vairo, Copelli, Ferrazzi, Volpi e Rubinetti. Marletta sceglierà le sei titolari, ma forse ci sarà anche qualche altra ginnasta che sarà chiamata nell'ambito della rosa nell'ultimo collegiale prima della scelta definitiva. Tatiana Lissenko, poco fa l'abbiamo seguita nella prova delle parallele asimmetriche, ottenere 9,950, è quarta nella graduatoria individuale, graduatoria che ancora viene capeggiata dalla giovanissima Rosa Galieva. Movimenti di collegamento prima dell'uscita conclusiva, ecco,